C'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di una casa. Era mio amico, poi se n'è andato. E io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È triste dimenticare un amico. Io credo che egli approfittò per venirsene via dal suo pianeta di una migrazione di uccelli selvatici. Anch'io svolazzo nel cielo. Sono pilota d'aerei. 6 anni fa ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore. Ero solo, isolato. Ma ad un tratto sentii una strana vocetta. È così che l'ho conosciuto. Mi disse che una volta arrivato sulla Terra c'era solo un serpente. Poi mi chiese di disegnare una pecora. Capì dopo il perché. Aveva un fiore che innaffiava tutti i giorni. Amava fare con cura la pulizia del pianeta dove c'erano 3 vulcani. Lui spazzava il camino anche di quello spento. È una questione di disciplina, diceva. Sul suo pianeta c'erano dei semi terribili. Erano i semi dei baobab. Se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare. Le pecore mangiano gli arbusti, disse. Quindi anche i semi cattivi del baobab prima che la pianta cresca. Durante il suo viaggio visitò qualche asteroide. Il primo era abitato da un re che amava dare ordini. Non tollerava la disubbidienza, ma siccome era molto buono, dava degli ordini ragionevoli. Così il piccolo principe gli chiese di ordinargli di partire prima che fosse passato 1 minuto. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso con un buffo cappello. Per i vanitosi, tutti gli altri uomini sono degli ammiratori. Il pianeta appresso era abitato da un ubriacone. Beveva per dimenticare la vergogna che aveva di bere. Questa visita fu molto breve, ma malinconica. Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari che contava e ricontava le stelle e diceva: «Sono un uomo serio io, sono un uomo preciso». Nel quinto pianeta vi erano solo un lampione e l'uomo che l'accendeva e lo spegneva. «È il solo uomo che non mi sembri ridicolo», pensò. Il sesto era il grande pianeta del geografo, il quale consigliò al principe di visitare il pianeta Terra. Quando il principe arrivò, pensava di essersi sbagliato perché non c'erano gli uomini. Allora si rivolse al serpente e gli disse: «Sei un buffo animale, sottile come un dito». «Ma sono più potente di un dito di un re», disse il serpente. Il piccolo principe traversò il deserto, salì su una montagna, poi scoprì la strada che portava al giardino fiorito di rose. Assomigliavano tutti al suo fiore e si sentì molto infelice. Era il tramonto. Quando si è molto tristi, si amano i tramonti. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. In quel momento apparve la volpe. «Buongiorno», disse la volpe. «Mi vuoi addomesticare?» «Che significa?» domandò a sua volta. «Vuol dire creare dei legami. Se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo», disse la volpe. Allora pensò alla sua rosa. Lei sola era importante. Perché era la sua rosa. Disse addio alla volpe. «Addio», rispose la volpe. «Ti regalo il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi». Così
Il piccolo principe chiese al serpente se aveva del buon veleno per non farlo soffrire. Stava succedendo qualcosa di straordinario. Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia. «Oggi ritorno a casa», mi disse. «Sai il mio fiore? Ne sono responsabile. Ed è talmente debole e talmente ingenuo. Guarderai le stelle. La notte io abiterò in una di esse. Io riderò in una di esse. Allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere». Ero triste. Ora mi sono un po' consolato. Cioè, non del tutto. Ma sapevo che era ritornato nel suo pianeta, perché al levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. E mi piace la notte, ascoltare le stelle. Thank you.